Salve amici, bentornati a Make Money. Io sono Fabio Conditi, sono sempre il presidente di Moneta Positiva. Nelle scorse puntate abbiamo analizzato il sistema economico, abbiamo analizzato gli strumenti monetari a disposizione che usiamo attualmente e soprattutto abbiamo cominciato a parlare di soluzioni. In particolar modo nell'ultima abbiamo definito come si fa a ridurre il debito pubblico. Oggi affrontiamo lo spread. Lo spread è sicuramente una delle questioni più delicate perché ultimamente i governi, in funzione dello spread, sono ricattati e soggetti a ritorsioni, per cui non riescono più a fare le politiche economiche che hanno deciso, proprio perché i mercati minacciano attraverso lo spread di creare delle costi aggiuntivi sugli interessi sui titoli di Stato. Ora, in realtà bisogna capire che cos'è lo spread. La nostra definizione tecnica è che lo spread misura quanto siamo coglioni rispetto alla Germania, perché in realtà negli altri paesi, la Germania soprattutto, utilizza delle tecniche di collocazione di titoli di Stato sui mercati finanziari che gli permettono di tenere i titoli di Stato, gli interessi, su più bassi possibili. Intanto partiamo da un dato, la ricchezza finanziaria degli italiani. Oggi abbiamo che la ricchezza finanziaria degli italiani ammonta circa 4 miliardi e 300 milioni circa e è una ricchezza tra le più grandi al mondo. Permetterebbe tranquillamente di poter comprare titoli di Stato se solo noi creassimo dei prodotti disponibili e interessanti per questo tipo di investimento. Nella realtà, che cos'è che è successo? Che negli ultimi 30 anni noi siamo passati da un sistema di emissione di titoli di Stato nei quali venivano privilegiati gli italiani e quindi le famiglie e le imprese italiane che possedevano fino al 57% dei titoli di Stato emessi dallo Stato, stiamo parlando del 1988, mentre oggi, dopo 30 anni, ci ritroviamo che gli italiani posseggono solo il 6% dei titoli di Stato. Perché è avvenuto tutto questo? È avvenuto perché lo Stato ha cambiato sia le modalità di emissione di questi titoli, sia le tipologie di questi titoli, privilegiando quelli che sono interessanti per i mercati finanziari e molto meno per le famiglie e le imprese italiane. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Nel 1982 la quota dei titoli di Stato emessi BOT CCT, cioè quelli a breve termine, quelli che sicuramente sono più interessanti per le famiglie e per le imprese italiane, erano la stragrande maggioranza, mentre i BTP, quelli collocati sui mercati finanziari a lunga durata, erano di minore entità. Mentre invece oggi assistiamo che i BTP sono più dell'80% di tutti i titoli che vengono emessi dallo Stato e quindi sostanzialmente il debito pubblico è nella stragrande maggioranza dei casi collocato sui mercati finanziari con titoli a lunga scadenza che sono quindi molto meno interessanti per le famiglie e per le imprese italiane. Questo fatto crea un pericoloso meccanismo per il quale lo Stato diventa ricattabile e soggetto a ritorsioni proprio perché dipende fortemente dalla collocazione di questi titoli sui mercati finanziari. Quindi la prima cosa che bisogna fare è quella di modificare le aste dei titoli di Stato. Noi stiamo utilizzando attualmente un'asta cosiddetta marginale, mentre invece bisogna andare nella direzione di aste competitive. Perché dico questo? Perché le aste marginali permettono l'accollocamento di tutti i titoli di Stato, ma all'interesse più basso che viene fornito da chi partecipa a queste aste, mentre invece nelle aste competitive si ha in genere un interesse molto minore rispetto a quello delle aste marginali e quindi è sicuramente più interessante ed usato addirittura dalla Germania. Qual è il problema delle aste competitive? Che tu puoi avere anche dell'invenduto, ma se c'è dell'invenduto, cioè dei titoli di Stato che non sono collocati al tasso di interesse fissato dallo Stato, noi possiamo tranquillamente fare come fa la Germania, cioè parcheggiare questi titoli presso la Bundesbank e quindi presso la Banca d'Italia, in modo tale da aspettare l'asta successiva. In questa maniera possiamo ottenere rendimenti molto più bassi rispetto a quelli attuali. L'altra soluzione è quella di aumentare le banche dealer, cioè quelle specializzate in titoli di Stato, che partecipano all'asta primaria. Attualmente lo Stato emette i titoli in aste cui partecipano solo alcune ditte e banche specializzate, che sono queste famose banche dealer, che sono solo però 17, di cui solo 3 sono italiane, tra l'altro quelle più grandi che attualmente sono sotto il controllo di soggetti stranieri.
Quindi il primo passo è anche qui di fare come fa la Germania, cioè di far accedere al mercato primario molte più banche, quindi creare una concorrenza molto più ampia, soprattutto di banche che sono residenti sul territorio nazionale, che quindi danno la possibilità che i titoli siano acquistati da soggetti residenti sul territorio nazionale. Poi abbiamo sicuramente la necessità di cambiare le proporzioni tra BOT, CCT e BTP, quindi di aumentare la quantità di BOT e CCT rispetto ai BTP di lunga scadenza, proprio perché queste tipologie di titoli di Stato sono largamente preferiti dagli italiani che investono i propri risparmi. Altra manovra sicuramente interessante è quella di creare dei conti di risparmio collegati con i nostri conti correnti bancari, in modo che l'investimento a titolo di Stato non sia fatto attraverso l'acquisto di titoli, ma semplicemente trasferendo denaro dal nostro conto corrente bancario a quello di risparmio, in modo tale che questa cifra che noi prestiamo allo Stato possa essere disponibile in caso di necessità in maniera semplice e, diciamo, automatica. L'ultima soluzione è quella che ci debba essere in Italia un sistema di banche pubbliche che permetta di effettuare prestiti dello Stato. Perché? Perché le banche pubbliche, come le banche private, possono accedere ai finanziamenti della Banca Centrale Europea, che addirittura oggi fa prestiti a tassi addirittura negativi. Quindi, con denaro a meno 0,4% di interesse, queste banche potrebbero tranquillamente comprare i titoli di Stato e quindi fare quello che una volta faceva la Banca d'Italia, il prestatore di ultima istanza. Quindi, quando le banche pubbliche parteciperanno alle aste primarie, potranno tranquillamente comprare i titoli eventualmente rimasti invenduti in modo tale da evitare qualsiasi problematica. La prossima volta parleremo di come si crea la moneta all'interno del sistema attuale, perché questa è la cosa più difficile da riuscire a capire. Quindi attenzione a quello che diremo la prossima puntata. Per oggi è chiuso, grazie a tutti.